Allora, buongiorno a tutto il mondo, diceva il grande dottor del mare Ciro Pascal. Intanto un abbraccio sincero a tutti quelli che hanno perso un caro, che stanno male. Ciao Roberto, mi raccomando, io ci credo tantissimo, ci sorti alla grande. E poi a tutti quelli che stanno male perché hanno perso un lavoro, perché abituati a un tenore di vita, oggigiorno siamo invece costretti a un altro tenore di vita, a tanti che non possano nemmeno andare avanti, perché qui si fa un sacco di discorsi, ma poi si va avanti. Sono sicurissimo, certo, che si poteva fare molto di più, hanno avuto 2 mesi di tempo, invece non hanno fatto praticamente nulla. E siamo andati alla fine in questo stato qui. Però c'era da fare tantissimo, non so cosa dire veramente. Mi dispiace tantissimo per tutti, speriamo di sortirci presto, anche se la vedo durissima. Volevo parlare della mia predazione, naturalmente poverissima come la mia predazione, niente a che vedere con le grandissime predazioni dei grandi predatori con il fucile, i campioni o chi si può permettere grandi prestazioni, o comunque la mia è una predazione a portata di tutti, sicché voglio condividere oggi un discorso che potrebbe tornare utile a qualcuno che magari pesca nell'acqua bassa entro i 10 metri, so. Poi se uno può andare più là sarà un altro discorso. Il mio argomento di oggi è la mia pesca antecedente al 98. Io praticamente i fucili a arbalete l'ho cominciato a usare nell'87. Mi sembra comprai una coppiola in svendita da Sordaini, mitico Sordaini a Livorno, che era quello che aveva la roba da pesca sub e non solo. E mi ricordo che c'era una svendita, io comprai un 75-90, stessa marca, mi sembra un SEAC Sub, un prezzo stracciato perché poi c'era lo sconto, gli ero un vigile del fuoco. Insomma, comprai tutti e due questi fucili. E mi sembra l'anno dopo presi il 100 di un'altra marca, presi il 100, che poi è stato il mio mitico fucile fino a qualche anno fa, quando poi il fusto si è disintegrato, marcio, mi è rimasta la testata, è andata via con l'elastici e tutto. Cosa è cambiato proprio nel mio modo di predare l'arbaleta? Intanto io usavo solo fucili ad aria, a quei tempi lì usavano fucili ad aria, io ho cominciato con della roba regalata a mio fratello. Usavo dei fucilari, mi sembra c'erano due, un 50, 50, 55, non me lo ricordo, e un 70 che mi sembrava il 59, non lo portavo mai. Fatto sta che io mi ricordo andare nell'86 alla Maddalena, che fu la svolta di pesca della mia vita, io giravo con questo fuciletto col 5 punte, mare ricchissimo, andate retta ai discorsi, c'era, vedevi dei sare, vedevi e basta, vedevi dei sare che erano così, sono stati un chilo e mezzo. Io feci 3 mesi alla Maddalena, aprile, maggio e giugno, tutto giugno. Non vi dico il pesce che t'avevo visto, che ti vidi, ma che ti presi, nonostante la mia mediocrità, per dire come già avere la fortuna di vivere in un mare così limpido, soprattutto e pescoso, perché c'era veramente tanto pesce, aveva già sviluppato una forma predatoria fortissima, si era proprio ancorata in me questo desiderio forte che ce l'avevo già prima, perché io già andavo a pescare con una muta da 3 mm con la cerniera sternale, il cappuccio staccato in pieno inverno, 45 minuti, un'ora, morivo di freddo, giuravo che non ci sarei mai andato giù una volta, e invece dopo 2 o 3 giorni ci andavo. Però andare in un mare così meraviglioso, pieno di vita, per me fu una cosa eccezionale.
Il passaggio all'erba che avvenne proprio alla Maddalena. Avviene alla Maddalena, l'anno preciso non mi ricordo se è l'87, l'anno dopo. Nel frattempo avevo conosciuto alla Maddalena, avevo conosciuto vari personaggi del posto, ma avevo conosciuto un mio amico che faceva corsa anche insieme a lui, Maurizio, Molicio, che si incazza come una bestia, e si andava a pescare insieme. L'ultimo periodo dell'87 poco, perché lui, io avevo la famiglia, poi andò via, però nell'87 si incomincia a pescare. Lui si compra una muta, un monopezzo da bombolario con cinghiale a sternale fino a qui, cappuccio staccato. Si andava, io e lui si stava tutti i pomeriggi, tutti in mare. Si faceva la scuola mattina e pomeriggio si andava a mare. Si è ammazzato di tutto. Ma di tutto vuol dire di tutto. E naturalmente poi feci un passaggio che non avevo considerato. Si arriva poi, ora si arriva alla pesca in caduta. Cosa succede? Succede che io vado a trovare proprio Maurizio durante un soggiorno che era lì, vado lì in aereo 4 giorni, mi sembra, vado per pescare. E una mattina, verso le 9, mi butto in mare e faccio dal villaggio Piras alla Maddalena, ora è tutto parco, ci possono pescare solo i residenti, ci sono solo 2 giorni particolari, io non so più nulla, da quando è diventato parco io sono andato una volta, ci ho portato la mia moglie a fare vedere i posti, così il motorino, poi basta. E mi butto dal villaggio Piras, io ero proprio allo Sporting, dove c'è la piscina, i campi da tennis, ero alloggiato lì, ero ospite suo, mi butto da lì e vado a nuoto, pescando, a razzolo, fino a Sparmatore. Faccio tutta la baia di Sparmatore, attraverso poi lo stretto, diciamo, le due punte al largo, e rientro al villaggio Pira. Si erano altri tempi, non vi dico i pesci che c'erano, che vedevo, ma naturalmente io pescavo con fucile ad aria, con 5 punte, mi dovevo adattare a cosa c'avevo, perché i pesci era più che altro tordi, scorfani, mi ricordo presi un paio di saraghi, presi due murene, un grongo, però tutta roba che vedevo girare fuori, non andavo in buca a cercare, le prendevo in caduta o se no al razzo istintivo dietro la punta, sparavo con questo fucile, a volte avevo il tempo, magari vedevo un cichi da lontano, cambiavo 5 punte, mettevo l'arpione, cose fantascientifiche. Però c'era tantissimo pesce. Quando arrivo a 500-600 metri dalla mia uscita, uscivo allo Sporting, c'era un sasso affiorato. Era un sasso, c'è tuttora credo, un sasso grande, era non so, un 5x5, tipo una stanza, che faceva cappello in superficie. Lasciava un canaletto da 2-3 metri verso terra, 4 metri verso terra, e poi giravi intorno a questo sasso. Io arrivo da lontano, e mentre arrivo da lontano e ad aprire, ti vedo una marea di gaggia d'oro grandi, sì, pesci da 1 kg a 2 kg, tutti insieme. Arrivo con queste 5 punte, provo a entrare dentro questo branco e invece loro cominciano, io giro a destra e loro davanti a destra girano. Allora io mi fermo, giro verso sinistra e loro invece girano, mi sentano. Addirittura dopo una mezz'ora che facevo questo coso lì senza prendere uno, perché ero riuscito a sparare 2 o 3 volte, ma loro proprio nulla, monto sullo scoglio, c'avevo le pinnette da bombolare, me lo ricordo sempre, io monto dritto sullo scoglio per buttarmi dall'altra parte e sparare al volo. Non ci fu versi, però mi ricordai che alla boa come fucile di riserva c'avevo il 75 senza mulinello. Prendo questo 75 che mi aveva decantato come un tiro micidiale super precisissimo, molto più lungo di questo fucilette che avevo io, cario questo fucile che avevo portato un paio di volte in mano, ma non mi c'ero trovato, ma nemmeno se mi ammazzavano. Proprio non mi riusciva, cario questo 75, c'aveva 2 tacche, riesco a caricarlo alla prima tacca, perché i primi tempi se non sei abituato, riesco a caricarlo, mi fermo all'agguato in superficie, appena sbuca il branco dove lo vedo,
Allungo il braccio tutto, io fermo in superficie e rimuovo una botta, ne becco due, le passo a 2 metri dalla punta, li buca tutte e due e rimangano sull'asta. Nel giro di pochissimi minuti, facendo l'agguato in superficie, un po' d'aspetto, aspetto istintivo, cioè aspetto vuol dire che andavo in 1 metro e mezzo d'acqua, 2 metri d'acqua, aspettavo di sì. E il branco poi faceva il giro in quei 30-40 secondi, faceva il giro, veniva, io ero sul fondo, te, e sparavo, presi 12 pesci. Esco fuori, tutto intento, un video la pescata che avevo fatto, pulisco tutto, mi cambio, arriva questo mio amico Maurizio, ma siamo com'è andata? Porca boia, su, di qua, di là, di su, è tristino proprio puro. Nel frattempo arriva, scende la signora che gestiva lo Sporting, che c'era, il marito faceva il giardiniere, tutto fare, la signora faceva pulizie, faceva un po' la direttrice, dava le chiavi, sistemava. Arriva lei e il mio amico mi fa, Massimo, possiamo dare, faccio, siamo io e te, guarda che ci abbiamo, possiamo dare, dai tutto, dai quello che ti pare. E sicché infatti si dà una busta con 4 gaggiadori puliti, così un polpo dentro. Lei quando vede Gaggiadora tutta emozionata fa, ma c'avevano roba, c'avevano roba. Io faccio, ma sì, ho buttate lì. Tanto si fa per fare due risate. Da aprire mi toccò rimettermi la spogliarmi, mettermi la maschera e il cannello, buttarmi in mare perché mi avrebbe tagliato la testa. Ma sul serio, mi toccò buttarmi in mare nudo, da aprire e presi tutti. Tutte l'ova sane gliele detti tutte, da lì imparai cos'era la bottarda, quindi mi sembra l'87. In quell'occasione scoprii cosa voleva dire avere in mano un fucile, un'arbalete, a confronto dei fucili che c'era prima, pneumatici, quelli di serie, quelli normali, perché io quelli preparati, super preparati, io non ci ho mai avuto nulla, perché ci ho sempre avuto fucili che uscivano dalla casa, li prendevo. E sparavo in quelli lì, non è che andavo a ricercare. E infatti da quel giorno comincio a usare questi fucili. Comincio a usare questo fucile, il 75, per me era un'arma micidiale, poi quando scoprì il 90, ce l'ho tuttora. Quando scoprì poi il 100, non se ne parla. Io parlo per me, e sono fucili commerciali ridicoli, però per me, per la mia pesca, era eccezionale. Incomincio. Mi ricordo d'estate, io pescavo tutto l'inverno, che 87, 88, 89, 90, pescavo tutto l'inverno, tutti, so, 4 giorni, 5 giorni alla settimana, pescavo tutti i giorni, 5 ore, 4 ore, 6 ore. E d'estate una voglia di pescare, un po' perché mio figlio finiva a scuola e dovevo stare con lei, un po' perché poi c'avevo l'abbonamento al mare. E volevo portare la bimba al mare con la mia moglie, sicché se andava, mi ricordo che avevo l'abbonamento a Chioma, se andava a Chioma, e raramente una volta a settimana, a volte due, durante l'estate, quando la mia moglie era a casa, facevo l'arba vera a quei tempi lì. Cosa voleva dire? Voleva dire, insomma, era l'89, il 90, io prendevo, andavo in motorino a Fortullino o all'Aranci, mettevo la roba rimpiattata nei cespugli al buio. Partivo, andavo a Chioma, parcheggiavo il mio motorino lì dove dovevo andare al mare, di corsa a buio, a 3-40 km, andavo a cambiarmi all'Aranci o a Fortullino. O se no, da Calafuria andavo poi a Chioma e facevo la stessa cosa. Che a quei tempi non c'avevo il dramma della gamba di ora, correvo per davvero, ero polivalente, andavo in bicicletta, facevo tutto, sicché non c'avevo questo problema qui di dovermi spostare, va a pigliare la bicicletta, ecco. Poi partivo e mi buttavo in mare all'albissimo, facevo un tale 5 e facevo 5 ore, 6 ore, minimo, a volte uscivo a mezzogiorno per dirvi. Non vi potete immaginare i pesci che trovavo, che vedevo, ma che prendevo. Cosa
Cosa succedeva poi? Durante tutta la giornata, quando c'era mia moglie, che non avevo bisogno di stare dietro la bimba, che era piccolina, aveva 5 anni, 6 anni, così, magari a un certo punto della giornata gli dicevo alla mia moglie, io vado a fare un giretto, prendevo il 75, me lo mettevo sotto lo slip a quei tempi, pallone, e nuotavo. Io ero un nuotatore, a me mi è sempre piaciuto nuotare, anche tuttora. Io nuoto tantissimo, mi piace proprio tanto, proprio tanto. Nuotavo, che partivo con questo 75 sotto lo slip, pum, 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 pum. Nuotavo con 20 metri di sagola e pallone e nuotando, braccia e gambe, mi spingevo fino sotto costa. Cosa è successo? È successo verso la fine degli anni 80 e primi 90 che mi sono appassionato a questo nuoto col fucile. E praticamente ho scoperto che andando in riva io la mattina vedevo il pesce, poi prende un altro discorso, ma il pomeriggio, ti faccio un esempio, alle 2 del pomeriggio, dopo aver mangiato il panino, mi buttavo, apriti cielo, c'era di sara che arriva in 50 centimetri d'acqua, erano mostruosi, dei pizzuti, dei reali, dell'orate, ho visto dei dentici spaventosi a riva, magari dopo la scaduta, io sì. Allora cosa ho fatto? Ho cominciato a fare una predazione in caduta. Siamo arrivati alla tecnica della caduta. Nei primi anni 90 incomincio a fare questa predazione, non pescando lontana, sicché sviluppo tutta una serie di accorgimenti per cercare di portare a tiro il pesce che vedevo. Vedevo 10 pesci, ne pigliavo uno, due. Come facevo? Io nuotavo. Braccio e gambe a stile libero, in costume, le pinne piccole, quelle da snorkeling. Sicché nuotavo normalmente, il fucile carico, il 75 carico sotto lo slip, è scritto tutto in tanti forum e da tante parti, e andavo, facevo, non so, da chioma, andavo verso Quercianella, ma io a volte arrivavo alla rotondina in Quercianella, a velocità folle, perché non è che nuotavo piano, nuotavo veloce. Però facendo zig zag, che andavo 3-4 metri d'acqua, poi andavo sotto costa, poi ritornavo fuori, andavo sotto costa. Appena vedevo il Saragone, l'orata, vedo il Cera, la spigola, che era sotto costa, lei mi vedeva, io vedevo lei, ma io nuotavo, ero un nuotatore, fucile addirittura, a quei tempi io non mi mimetizzavo con una bombolina color carne quella di Caravana, perché era abbronzata, perché. E lo tenevo in cintura, tingevo tutto, elastici, tutto, tutto. Che nuotando così, il zar mi vedeva, faceva uno schizzo, guardate, mi vedeva, faceva uno schizzo verso il largo, però poi io rimanevo alla stessa velocità, allo stesso ritmo e continuavo a nuotare. Cosa succedeva? Lui guadagnava quei 7-8 metri davanti a me, io dietro, lui girava a destra e io giravo a destra, lui girava a sinistra e io giravo a sinistra, senza mai andare affanno. Perché se vanno a fanno qualsiasi azione predatoria non riesce a farlo. In questa tecnica, incredibile per me a quei tempi lì, perché per me fu una svolta, perché poi l'adottai anche in inverno, io fino al 98 ho sempre pescato così, con catture incredibili. Cosa succedeva? Succedeva che il pesce non mi riconosceva già a quei tempi lì come predatore. Ma come un bagnante insistente, perché io continuavo. Cosa succedeva? Quando saliva sui 6-7 metri d'acqua, lui si sentiva più sicuro perché era già 10 minuti buoni che io nuotavo dietro a lui, senza mai accelerare, senza mai rallentare. Lui rallentava, io rallentavo, ma continuavo a nuotare. Quando poi lui entrava in un canalone, io conoscevo tutto il fondale, a quei tempi c'erano delle corvine mostruose, io non pescando lontana praticamente ho preso qualche corvina in caduta o ho allagato dietro sassi, ma io ho visto dei pesci a quei tempi, ma non sto scherzando, roba di 4-5 kg, ma sul serio, cioè bestie inusuali proprio erano. Cosa succede? Io nuotando a galla mi ero reso conto che a un certo punto, quando entravo in un canalone, che sapevo che c'era il sasso, magari la roccia, però non faceva tana, io mi ero accorto che se davo un colpo secco sulla superficie dell'acqua, lui, che era ormai abituato a me già da un quarto d'ora, boom, s'accucciava e si metteva
di fianco al sasso, ma non c'era rana, perché lui si appoggiava così. Se io ero veloce, bravo, e non ero in affanno, io prendevo una boccata d'aria, e mentre prendevo una boccata d'aria, staccavo il fucile, mentre scendevo buttavo indietro la mano e tiravo su il fucile veniva, l'asta veniva qui, io scendevo in caduta e sparavo. Però si parlava sempre di minimo 7, 8, 10 metri d'acqua. Cosa succedeva? I pesci, se io strusciavo lo scoglio, se c'era uno scoglio alto, quasi sempre riuscivo a spararli in caduta, con 75, 90, 100, lì ci avevo. Ma se ero un po' allo scoperto, il pesce, quando arrivavo quasi a spararli, allungava e se ne andava. E non potevi ricominciare perché ormai aveva capito che te scendevi. Fino a quando un giorno, mi sembra 92, così, scopro, 91 mi sembra, 91, 92 era un'estate calda, molto calda, scopro che se mi mettevo la mano così io vedevo il pesce, ma lui non vedeva me. Lo scopro sulle sarpe, c'erano questi enormi branchi di sarpe, a me a quei tempi non è che mi interessavano granché, però lo scappava sempre, pisse. Anche se li volevo sparare era un problema. Ma accorgo che nuotando, quando vedevo il branco di sarpe da lontano, se provavo ad avvicinarlo, io l'avvicinavo nuotando. Appena prendevo la manina, la mettevo sullo slip per staccare il fucile, lo si allontanava, non la beccavi più. Diverso era il discorso se io invece mi tappavo le lenti. Facevo così, tappavo le lenti, io da qui vedo. Staccavo la mano, arretravo il fucile e tiravo sul fucile così, me lo mettevo qui e montavo sopra il branco di sarpe. Montavo, dico, ci montavo sopra. Non è che si allargavano e scappavano, no, loro erano 4-5 metri d'acqua magari sotto a me e io ci montavo sopra. E stavo fermo immobile col fucile penzoloni che scendeva giù e loro stavano fermi. Se volevo ne ammazzavo sempre, tutte le volte. Da lì cambiò tutto e cominciai a fare la predazione in caduta nel 91 con la mano davanti all'occhio. Era una predazione lì per lì, rimasi quasi incredulo quando capii che realmente riuscivo a scendere ed avvicinare Zara colorata in caduta, soprattutto il pizzuto che non si intanava mai, te potevi battere, ci potevi tirare le bombe sopra l'acqua, ma a Cuccianella o a Livorno il pizzuto non si intanava mai. Il pizzuto però cosa faceva? Per me fu una scuola incredibile. Per me, povero così, si ritorna al discorso, la mia predazione è una predazione poverissima. Niente a che vedere con le grandi predazioni degli altri, nulla. Cosa succedeva? Vedevi questi pizzuti così spessi così che andavano avanti, magari due, in due, in tre a volte con questo pizzutone. Che si muoveva così, te a nuoto lo portavi fino a 6-7 metri d'acqua, lui sempre davanti a te, quei 6-7 metri, te sopra e lui davanti, io sì. Magari arrivavi su un fondale 10-12 metri fuori, io col pallone, decidevo di fare la caduta. Cosa succedeva? Il pizzuto poi, quando era 10 minuti non seguivo e capiva che io stavo su e lui stava giù, rallentava. Quando rallentava e di solito entrava in questi canali, canaloni, lui ondeggiando in avanti, io dietro, lui davanti, lui tutte le volte con l'occhio mi guardava così, in laterale, con l'occhio mi guardava. Lui guardava, mi guardava a me su. Io cosa facevo? Mi preparavo, mettevo la mano davanti agli occhi quando lui girava la testa per guardare dall'altra parte, quando lui guardava non mi vedeva più le specchiate delle lenti. Sembra incredibile, ma a me funzionava. Io staccavo il fucile mentre facevo la caduta, prendevo una boccata d'aria e dovevo scendere, non scendevo dritto. Dovevo scendere a 45 gradi per inseguire lui che comunque rallentava, ma non si fermava, perché lui andava sempre a diritto se ne andava per conto suo, perché lui non si sarebbe mai intanato. Io non mi ha preso un pizzuto intanato, nemmeno ha fatto accostare, perché come battevo, rallentava. Scodava e poi ripartiva a me il raggio appena facevi la capovolta. Cosa succede? Mi ricordo il primo pizzuto, era enorme. Scendo in quel modo lì, un canaletto davanti dove sta Stefano,
c'è un canale di sabbia, va fuori. Io entro in questo canale di sabbia, acqua bella, questo pizzuto davanti era su una decina di metri di fondale. Io incomincio, nuoto, lui rallenta, era già 10 minuti, forse di più, che gli andavo dietro, era bellissimo, non avevo mai provato a scendere. Metto questa mano avanti all'occhio così scendo e vado giù. Vado giù e riesco, dopo una lunghissima caduta, perché non è che puoi andare a 200 all'ora, cadi vuol dire che cadi, quindi fanno ti. Cado con la mano davanti all'occhio, il fucile tutto indietro che incomincia andavanti, allungo l'arma e al limite del tiro mi sembra c'avevo il 90, gli molla andare fucilata perché quando arrivo in fondo, proprio ormai al limite, saremmo stati per lì su 12 metri, mi comincia a scoppiare le orecchie. Io da così la mano. Mi tocca toglierla, faccio così, appena io tolgo la mano dagli occhi, così che lui rallentava e mi guardava ogni volta che mi reggeva, mi guarda, quando vede, rivede davanti, lui fa così, si gira. Nel momento che lui si gira e capisco che sta per partire, pigio il grilletto e mentre lui va via, lo centro nel groppone, lo passo al limite, perché l'aletta si apre dall'altra parte di un pezzettino di così. Soddisfattissimo di questa cattura, penso al famosissimo colpo di culo, va detto. E invece nello stesso pomeriggio, io di solito stavo un'oretta e mezzo fuori, un'oretta e mezza, secondo se c'era. Poi a me mi interessava prendere il pesce per mangiarlo la sera, se uscivo, il mio intento era quello lì, cioè di predare quello che mi serviva per la cena, al limite. Non so, se andavo a mangiare in un locale, davo un pesce al proprietario perché mi cocesse il mio, ti faccio un esempio, ecco, il mio discorso era lì, a me mi interessava di pigliare 50 pesci. Cosa faccio? Subito dopo ritorno verso riva con questo pizzutone attaccato al pallone, mi sembrava di aver preso una ricciola di 70 eri, ma proprio per la soddisfazione della cattura, per tutto quello che c'era stato, cioè. La mano, la caduta, avevo scoperto che togliere la mano per compensare perché non ce la facevo più, aveva fatto quel rallentamento con l'oscillazione verso destra, me lo ricordo sempre, del pesce quasi incredulo che spalancò gli occhi, sicché non vedevo l'ora di riproporre l'azione su qualche cos'altro. E mi ricordo che nel giro di una mezz'ora presi 2 reali magnifici, mi ricordo uscì a chioma, vennero tutti a vedere questi 3-4 pesci che avevo perché. Fu una cosa incredibile col costume. Da lì avevo scoperto che potevo fregare questi pesci in caduta, anche quelli che si intanavano, tipo l'orata, era difficilissimo, hai voglia di battere la mano, di intanarla. Però in caduta, se io nuotavo, continuazione, e facevo lo stesso giochino che avevo fatto col pizzuto, la fregavo, però pian pianino la quota. Soprattutto per le orate, ho preso delle spigole, ho dovuto rinunciare tante volte proprio per problemi di compensazione e era diventato una cosa importante. Uscivo spesso con il muco pieno di sangue, avevo dolori fissi alle orecchie, mi faceva male a volte qui, il naso continuava sempre a buttarmi sangue. Era diventato impossibile, cioè rischiavo tutte le volte di spaccarmi qualcosa, fa così, perché la penaccia l'avevo, la struttura fisica per fare una cosa del genere ce l'avevo, avanzava, io per dirvi l'anno dopo ho cominciato a pescare così, già a maggio, primi di maggio, io ero un mare che pescavo ognuno, andavo avanti fino a settembre finché la prima non tornavo a scuola, per dirvi, no? Poi questa tecnica, proprio questa tecnica qui, l'ho ripresa poi per tutto l'inverno, sicché la mia pescavo sia all'agguato, all'aspetto, perché pescavo già all'aspetto, ma soprattutto c'era il discorso della caduta. Quando io trovavo l'acqua pulita, soprattutto in inverno, in alcune zone, ragazzi, era una soddisfazione incredibile. Io mi ricordo sempre le nuotate che ho fatto da cosa? Dal Rogero al Mar Roccone. Non vi dico i polpi che prendevo, non vi potete immaginare i pesci che ho preso in caduta con quel sistema lì, col 75. Proprio in quelle date lì,
90, 91, 92, mi viene più forte l'esigenza di trovare una soluzione per il naso, cioè per compensare. Allora, avevo scoperto che il pesce, in alcuni casi, era mia sempre, in alcuni casi era vulnerabile se io tenevo la mano davanti agli occhi. Il sale goreale, se davo un colpo, era probabile che si appoggiasse a uno scoglio, non si intanava perché io non glielo davo mica dove c'era la tana. Io lo davo dove sapevo che faceva scoglio, ma non c'era tana, cioè non c'era la tana vera, si appoggiava di così, così, per così, ma non c'era tana, cioè io scendevo, lo vedevo sempre, arrivavo, ritiravo. Mentre invece il pizzuto, la spigola, l'oreata, il dentice, era impossibile farlo intanare. Allora dovevo per forza trovare il sistema di tenere le lenti coperte e di avere la possibilità di compensare. Da lì mi metto a studiare qualcosa e mi capita un pezzo di tubo di PVC. Guardando il tubo di PVC, io avevo già un paio d'occhiali da sole che le prese al mercatino del venerdì, che mi sembra era sempre lì dove c'era Riti. Ho preso un paio d'occhiali da sole, veri grandi così, e avevo studiato di buttarli giù per andare giù. Che volevo farci, cioè i lenti plastici, ci ho fatto di fuori, però era una stronzata tremenda, perché poi avevo provato a mare, ma la lente, anche se era scura, mi faceva vedere, ma lui vedeva le specchiate, non si faceva avvicinare come prima, già io vedevo poco, ma vedere la specchiata uguale a lui non si faceva avvicinare, sicché ho provato a metterci la colla sopra, i pezzi. Ma era diventato un problema serio. Sicché cosa feci io? Io volevo vedere che questi occhiali poi li persi in mare perché li devi tenere su. Potevi annotare sempre gli occhiali a sole a stupido con un buco nel mezzo. Sicché cosa feci? Alla fine con questo pezzo di PVC lo scaldo e lo modello. Mi sembra, me lo disse un mio collega sul lavoro che si poteva scaldare il PVC. Si fece un lavoro lì a una grondaia a distaccamento porto. E io presi questo pezzo di PVC scaldato da lui, mi ricordo lo toccai e era morbido, era diventata proprio gomma tipo PVC, quello dei tendoni, da come era diventato morbido. Da lì capii che potevo lavorare questo prodotto. E infatti mi misi di buzzo buono, come si dice a Livorno, e mi studio tutto un sistema che poi diventa la visiera vascolare. La visiera vascolante nasce in quel periodo lì, si evolve perché poi la visiera ce l'avevo, ma il problema era tenerla su quando volevo io e nuotavo io, doveva rimanere su, anche se c'era un po' d'onda, e doveva rimanere giù quando lo dicevo io, non quando voleva lei che all'improvviso veniva giù o mi veniva su. Sicché dovetti elaborare tutta una strategia, tutto un sistema di ammortizzatori per poter portare la visiera in alzolevata e poterla abbassare quando avevo bisogno io. Questo cosa mi ha consentito dopo 7-8 uscite in mare che trovare la soluzione? Mi ha consentito poi di avere un prodotto che mi consentiva di nuotare libero, perché nuotavo con la visiera sollevata, anche il costume, ma potevo buttarla giù quando mi interessava a me. E rimaneva giù finché io non la sollevavo, facevo così, lei rimaneva giù. Sicché avevo trovato il sistema di tenere la mano col fucile, ma l'altra invece di tenerla a giro o così, la potevo tenere così. Sicché io scendevo con la visiera basculante giù, ma la mano sul naso. Da quel momento in poi cambia completamente la mia predazione e addirittura arrivo. Poi negli anni 93-94, che sono stati 95 anche, sono stati anni particolarmente duri per me perché ho fatto una serie di strozzate, mi sono separato, insomma, pagavo due mutui, alimenti, bollette, un casino, che anche prendere un pesce per la cena era diventato importantissimo. Sicché, ho pescato moltissimo in caduta, così, per tutti quegli anni lì, fino al 98. Nel 98 ho preso di tutto, ho preso spigole, dentici, ricciole, ricciotte, sale, mormore,
orate, di tutto, di tutto. Il discorso, soprattutto tantissimi sali, c'era 3-4 zone sul Livornese, proprio in città e anche fuori, dove quando trovavo l'acqua che vedevo quei 4-5 metri, perché magari in quei punti lì era un po', io nuotando sempre braccia e gambe, ero diventato un predatore micidiale, cioè potevo uscire, non lo dico, qualche sala lì, reali, pizzuti, presi, quel sistema lì, con la caduta, con quel sistema lì. Ma mi racconto un episodio interessantissimo e bellissimo per concludere, così si fa due risate. Mi ricordo che nel 2000, io nel 99, conosco una ragazza che diventerà poi la mia ragazza, poi purtroppo quando vado in pensione va a finire questo rapporto, diciamo. E mi ricordo che volevo fargli passare una giornata diversa, sicché la prendo e gli dico, era luglio, rifaccio, senti, so cosa si fa domani, è una giornata bellissima, il meteo è andato bellissimo, ti porto a Fortullino, ti lascio lì col canotto, canotto da bere, da mangiare, no, da mangiare no, da mangiare ci si va già un piano, comunque c'era qualcosa da mangiare, l'ombrellone, l'asciugamani, i vestiti, la lasciavo lì, la pompa per gonfiare il canotto. E io poi sarei andato in macchina a Quercianella, avrei parcheggiato la macchina, sarei montato in bicicletta, a quei tempi mi sfruttavo in bicicletta, c'avevo una vecchia mountain bike, ho detto monto in bicicletta, parto e vengo di volata qui. Poi chiudo la bicicletta lì e possiamo andare a ripiglia stasera quando si finisce. Lei ci pensa un po', poi fa, senti, ma può venire anche la mia amica Silvia? Faccio, ma Silvia lavora con te? Sì. Mi ha detto, non c'è problema, intanto io nuoto, voi state sopra. E per dirvela, monto queste due ragazze sopra un canotto da 3 metri, canotto, no gommone. Arrivo, faccio quello che avevo detto io, le lascio lì, io arrivo, gonfio il canotto, te le carico tutte e due, metto 20 metri di sagola, gli ultimi 5 metri, 6 metri erano di nylon, del 120 mi sembra, se no poi c'è un sagolo d'arancione. Parto, vado. Incomincio a notare loro due sopra, mezze nude, in topless, risate, un casino, prima fanno armadio. Siete pronti? Sì, partiamo, si parte e io prendo il 75 e me lo schiocco sotto lo slip. Che mentre io notavo che è lunga, poi ti devi portare 100 e passa lì dietro perché c'era il canotto, sei bottiglie d'acqua. Due ragazze con i vestiti, le ciabatte, l'ombrellone, l'asciugamani, c'era più di 100 lire sul canotto. Io comunque parto e comincio a nuotare con questo canotto. Quando arrivo a un certo punto, a metà percorso della prima parte, perché se avevo diviso in due parti, avevo detto si fa Portullino, Chioma ci si ferma, c'era l'alimentare riformitissima. Si montava un accampamento per stare 2 ore lì per fare due risate e mangiare qualcosa, e poi sarebbe fatto da Chioma a Quercianella e si guardava di prendere due pesci per mangiare la sera, già che ci serve. Parto, incomincio a notare e vedo parecchio pesce. C'erano queste due scalmanate con la radio sopra il canotto a tutto volume, perché si stava a 100 metri da riva, ma loro vorremmo proprio godersi la giornata. Ogni tanto queste lumache si buttavano di sotto senza dirmi nulla, cioè io nuotavo e trainavo, a un certo punto sentivo più leggero, mi giravo, non c'erano più, si erano buttate in mare, che, io li facevo fare apposta, 100 metri a nuoto perché continuavo, poi loro montavano sopra, urli, risate. Arrivo a metà percorso, 300, 400, 500 metri di scaglietti. Quando all'improvviso sul fondo ti vedo due orate così, avranno fatto 2,5 chili l'una, sui 7 metri di fondo. Guardo loro che erano sopra con la radio, che parlavano tutte contente, tutte esate, erano un topless di tutte unte esate. Io, senza dirgli nulla, stacco, mi preparo, nuotavo stile libero, mi preparo, non c'avevo la visiera basculante nel 2000, mi preparo a fondare 7-8 metri per cercare di fare la caduta su queste due popolarate lì, me ne bastava una, c'avevo il 75, acqua stillata.
Le seguo, loro cominciano a fare lo stesso procedimento che facevano tutti i pesci, all'inizio vanno un po' più veloci, poi si abituano a me, io con questo canotto le seguo in 10 minuti, un quarto d'ora, mi preparo, loro rallentano dentro un canalone, io ho una parte scoperta del canalone, so che loro sono lì, io mi preparo, metto già la mano davanti agli occhi, stacco il fucile, appena loro sbucano dall'altra parte del canalone che andava in piano, io sto già incominciando a scendere. Sto incominciando a scendere, siamo su 8-10 metri, quando vedo l'orate che girano la testa e schizzano come proiettili, le dumatte si erano tuffate tutte e due dal canotto e erano andate via. Finì poi la giornata con tre sarachi magnifici, presi tutti in caduta, io sì, però l'avvertivo prima, gli facevo: fermi, non vi muovete perché se no non si mangia stasera. Questo per dirvi quanto era potente questa cosa qui. L'ho ripresa poi nel 2012, quando feci le selettive in un grande circolo livornese, e non avendo magari la giornata di tramontana, che sicuramente tramontana non è che c'hai questa grande possibilità di predazione come predo io. In acqua bassissima, stai 4 ore e non vedi magari un pesce, perché poi siamo tanti noi, poi la selettiva, cioè la sociale è aperta a tutti noi, ma chiunque si può buttare a mare, perché quando ti avvicini alla costa ci sono tu, quello che fa polpi, quello che fa ricci, quello che fa datteri, quello che fa... è un casino. Con dentro di tua montagna vedi un pesce. E allora lì ho ripreso con successo questo spostamento continuo a nuoto, che mi ha dato la possibilità di rimanere, mi ricordo, fino all'ultima gara in testa. Poi l'ultima gara, proprio l'ultima gara, feci una notte insonnia, c'avevo il bambino piccolo, era un prematuro, e mi ricordo strappai tre tordi, un sarago e una sarpa in caduta, anche perché non avevo dormito tutta la notte, non ce la facevo, ma però era una strategia vincente, cioè io non avrei vinto la gara come le altre, ma sarei riuscito comunque a rimanere nei primi due o tre, probabilmente avrei vinto il campionato sociale, vi faccio un esempio. Ho raccontato questa esperienza per rendervi partecipi anche di questa cosa lì, molti mi seguono, vorrei che qualcuno provasse a questo discorso qui della pesca in caduta come la facevo io mi ricordo. Portai un mio carissimo amico Roberto alla Maddalena, al villaggio della Maddalena, quando al villaggio della Caprera, che è attaccata alla Maddalena con un ponte, e mi ricordo che portai lui a nuotare col fucile, io c'avevo il fucile, lo tenevo scarico perché c'era lui, e mi ricordo che lui mi vide fare 3-4 cadute che per lui furono stellari, per dire che a quei tempi lì, a parte la prea che potevo anche arrivare a 2 minuti, ma tranquillamente, ma soprattutto che scendevo anche a quote per il basso fondo importanti. Io venni su, mi ricordo che lui con gli occhi così dentro la maschera, povero Roberto che ora non c'è più, mi disse: ma te sei pazzo, eri piccino così laggiù in fondo. Faccio io: ma ti tipo, cioè non mi rendevo nemmeno conto, anche perché il filo c'ho, 15 metri di filo l'avevo dato a lui del pallone, e lui stava a galla a guardare giù e mi vide scendere giù in caduta su alcuni pesci. Sicché se funzionava in quel sistema lì, a quei tempi lì, un video tordi che ho visto io, a quei tempi lì, così, i mugini che ho visto e soprattutto le sarpe, che vedevo, che poi non sparavo perché a me non mi interessava, a quei tempi non mi interessava, c'erano tantissimi pesci che cercavo sempre di avere opportunità su un pesce buono, cioè se lo devo mangiare stasera mi farà mangiare un sale con un'orata. Ho preso diversi identici, non grossi, ma ho preso diversi identici con questo sistema della caduta così. Mano davanti agli occhi all'inizio, poi visiera basculante vera, vera vuol dire quella che sta su e quella che quando la tocchi va giù e rimane giù anche se c'è l'onda, che tocco va su, tocco va giù. E
e rimane in posizione. Modellabile, a quei tempi non ce l'avevo modellabile, ora è modellabile perché c'è un telaio d'acciaio inossidabile che posso modellarla proprio sul viso, sicché rimane aderentissima alle lenti. Il discorso delle reti che uno si fa, si monta, che compra, ora ci sono dite, vendono anche la rete, è una scelta vostra, a me non mi interessa. Il discorso, io ho condiviso questa mia esperienza che facevo prima. Oggigiorno non sono più in grado di staccarmi da riva dove non tocco perché ho dei problemi seri. Non è detto, mi ero segnato quest'anno lì per fare due sociali in un circolo toscano, è venuto fuori questo bellissimo regalo che ci ha dato non si sa chi è. Niente gare sociali per il momento e purtroppo io credo che si vada parecchio là, parecchio di parecchio. Le mie più rosee previsioni è ottobre, ma mi tengo ottimista perché con tutto il sistema che c'è oggigiorno, io penso ottobre, con la speranza che ci mandino poi male ottobre, perché poi noi siamo l'ultimo pensiero, l'ultimo granello di polvere. Mi sembra che ho detto tutto, se avete delle domande, io penso che questo via andrà soprattutto, io credo che vada su dei piccoli gruppi. Il primo penso sarà Pesca Subbi, che è un gruppo di Livorno di David. Magari siccome io non sono in grado di fare i diretti su Facebook, magari si può mettere questo qui, lo guardate, poi si fa una diretta scritta, se qualcuno gli interessa si fa una diretta scritta, si mette una data e si fa una diretta scritta, così come si può fare in altri gruppi. Questo sistema qui della pesca in caduta ha fatto sviluppare in me tantissimi prodotti che poi sono diventati addirittura prodotti commerciali per alcune ditte. Cioè ci sono delle ditte che hanno poi lavorato su questi miei prodotti qui. Grazie a tutti, bisogna stare a casa. Bisogna stare a casa. Chi va a pescare ha tutta la mia compassione, ammirazione. Nel senso, io sto qui, sto a 6 minuti a piedi dal mare, non ci posso andare perché se io vado sul mare ci sta che mi fermano e mi chiedono il certificato. No, è in mare, sul mare a camminare, sicché devo stare a casa, io sto a casa. Capisco chi sta in un posto isolato, vicino all'acqua, hai tutta la mia comprensione. Stiamo a casa, un abbraccio a tutti, un abbraccio a Roberto, mi raccomando, fino a che non sei guarito. Un abbraccio a tutti quelli che stanno male, a quelli che stanno male perché hanno perso un parente, quelli che hanno un qualcheduno all'ospedale, purtroppo sta male, a quelli che sono segregati in casa grazie a queste decisioni che ci sono state, e soprattutto andrà tutto bene. Speriamo, eh. Ciao.